Questo è il vero potere, questa idea si è data degli organi esecutivi, cioè dei bracci esecutivi che sono quello che in questa trattazione di questa sera chiameremo gli organi del potere, cioè il vero potere. Ultima cosa del riassunto, va detto che non stiamo parlando di cose campate per aria o che hanno così degli effetti internazionali vaghi, stiamo parlando proprio della gestione delle nostre vite minute, cioè dei posti di lavoro, dei servizi, delle leggi che vengono passate nel Parlamento italiano, di come si comportano i politici, cioè tutto questo viene deciso dal vero, dal reale potere che vado a illustrare. Allora, innanzitutto, ho detto, è un'idea, il vero potere, questa idea si è data degli organi. E il primo organo è un club. È un club privato, cioè sono dei luoghi dove dei personaggi molto potenti, che vengono però da diversi campi, non solamente il campo politico, anzi, in minoranza vengono dal campo politico, ma soprattutto dall'industria, soprattutto dalla finanza, soprattutto anche dal mondo delle speculazioni finanziarie, della cultura, dal mondo universitario, si riuniscono in luoghi determinati con delle date a scadenze precise. Sono questi potenti che si riuniscono, a seconda di dove si riuniscono e di come si riuniscono, prendono questo club, prende dei nomi diversi. Allora, se per esempio questa consorteria di potentissimi della terra si riunisce nelle grandi capitali europee e mette assieme i potenti d'Europa, i potenti d'America, i potenti del Giappone, si chiama Commissione Trilaterale. La Commissione Trilaterale non è un organo complottista nascosto, è invece alla luce del sole. Ci sono stati nell'arco della storia tutti i grandi personaggi che noi abbiamo sempre conosciuto come gli uomini potenti, da Kissinger a Danielli, i grandi rettori delle università, molti industriali, alcuni politici. La Commissione Trilaterale nasce nel 1973. E vi do così un excursus, a parte i nomi che sono noti, ma ci vanno anche appunto accademici e vengono rappresentate anche intere istituzioni come l'università, Harvard, Korea University, Seoul, Nuova University di Lisbona, Bocconi, Princeton, governatori di banche, Goldman Sachs, Banca Industriale e Immobiliare Privé, Japan Development Bank, Mediocredito Centrale, Bank of Tokyo Mitsubishi, Chase Manhattan, Barclays. Tutti i grandi colossi bancari del mondo sono della Commissione Trilaterale, ambasciatori petrolieri, la Exxon, la Shell, industriali, Solvay, Mitsubishi Corporation, Coca-Cola, Texas Instruments, Hewlett Packard, Caterpillar, Fiat, Dunlop, le fondazioni importanti, Bill e Melinda Gates, per esempio, the Brookings Institutions, il Carnegie Endowment, il Cato Institute, eccetera, eccetera. Va detto che questi personaggi che si riuniscono in privato nella Commissione Trilaterale deliberano su questioni come il sistema monetario, cioè decidono sul sistema monetario, il governo globale, dirigere il commercio internazionale, affrontare l'Iran, il Medio Oriente, il petrolio, energia, sicurezza e clima, rafforzare le istituzioni globali, gestire il sistema internazionale in futuro, cioè deliberano su praticamente tutto. Cosa succede poi? Cioè, quello che accade nei parlamenti, quello che accade nelle confindustrie dei paesi, è in realtà deciso qua, in questo club privato, e poi viene messo semplicemente in pratica negli organi che noi crediamo siano il potere e non lo sono. Se il club si riunisce in segreto, invece, e questo è il volto segreto di questo club, prende un altro nome, si chiama Gruppo Bilderberg. Il gruppo Bilderberg, che nasce nel 1954, si tratta sempre delle stesse persone, non per niente dal gruppo Bilderberg nel 1973 nasce la Commissione Trilaterale, di cui ho parlato prima. Allora, si chiama gruppo Bilderberg, che prende il nome da questo albergo in cui si sono riunite per la prima volta, si riuniscono segretamente in alcuni grandi alberghi del mondo. E tanto segretamente che è impossibile per qualunque giornalista, per qualunque cameraman, per chiunque, quando si riuniscono, penetrare un cordone ombelicale che sta intorno a questi alberghi, che sembra veramente di entrare in una fortezza come potrebbe essere una base militare americana. La caratteristica pericolosa di questa parte segreta del club è che al Bilderberg
si sa che questi personaggi si possono svestire di qualunque istituzionalità. E liberamente si dimostrano quello che sono, cioè liberamente sfogano tutti i loro più reconditi desideri e lì si prendono delle decisioni che sono azzardate, proprio perché non devono neppure più rivestire questi ruoli istituzionali che invece hanno ancora, mantengono nella commissione trilaterale. Nasce il gruppo Bilderberg con funzioni di strategia militare durante la guerra fredda, molti segretari generali della NATO ci sono stati. Una cosa che invece è alla luce del sole, perché è stata rilasciata in un'intervista alla BBC nel 2005, che è uno dei presidenti del Bilderberg, il visconte Étienne Dauvignon, ha dichiarato in una frase molto chiara e semplice, così come sono sempre molto semplici i grandi potenti della terra, ha detto, attorno ai tavoli del Bilderberg si riuniscono gli internazionalisti. Che cosa vuol dire? Cioè, si riuniscono coloro che sostengono il libero commercio mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, di cui parlerò dopo, e le grandi integrazioni di potere sovranazionali, cioè più potenti degli stati. Vedi per esempio la nuova Europa del Trattato di Lisbona, di cui ho parlato in un'altra conferenza, in altri video. Vi do un ultimo esempio di come si tratti, quando si parla di questi club, si tratti sempre degli stessi personaggi che girano, uomini che nessuno, che pochi, di cui pochi hanno sentito parlare, ma che in realtà sono immensamente potenti, molto, ma molto più potenti di qualunque politico che sta sui giornali normali dei nostri paesi. Vi do il caso di Peter Sutherland, di cui credo pochissimi abbiano sentito parlare. Questo personaggio è stato il direttore della British Petroleum, il direttore generale della Goldman Sachs, la più grande banca del mondo, è stato il rettore dell'Università della London School of Economics, che è una delle fucine, più grandi fucine di ministri dell'economia della Terra, è stato rappresentante speciale per l'ONU, è stato direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, un altro di questi grandi potentati sovranazionali, è stato anche membro della Commissione Europea. È un altro potentato sovranazionale, è ovviamente membro sia della trilaterale che del gruppo Bilderberg. Quindi vedete come uno dice: ma chi è un potente? Facciamo un nome di un potente, non lo so, Berlusconi, roba da ridere. Questi sono degli uomini che sono poco conosciuti, che hanno tenuto nelle mani, pensate, da partire dalla British Petroleum, arrivare alla Commissione Europea, delle fette di potere che sono incredibili. Il secondo organo di cui si è dotata questa idea del potere si chiama Organizzazione Mondiale del Commercio, è conosciuta ma poco, dal pubblico zero, pochissimo. L'Organizzazione Mondiale del Commercio nasce nel 1994, sede a Ginevra, 153 paesi rappresentati, e vi si prendono tutte le decisioni che contano del commercio mondiale. Tutto viene deciso all'Organizzazione Mondiale del Commercio, con regole che si chiamano accordi, che sono di nuovo sovranazionali, vuol dire più potenti delle leggi di qualunque parlamento, di qualunque ministro, di qualunque consiglio dei ministri, di qualunque stato del mondo. E lo dimostrerò dopo. È importante, appunto, sarebbe importantissimo che un organo così potente avesse un sistema deliberativo, di deliberazione democratico, controllato, ce l'ha. Assolutamente no, così come la nuova Europa del Trattato di Lisbona. Pensate che l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha un sistema così complesso di decisionale, sono 27.000 pagine di trattati complicatissimi, 2.000 incontri all'anno nella sede di Ginevra. Ora, voi immaginate come può fare un paese di media ricchezza o addirittura un paese del secondo o terzo mondo a seguire un lavoro del genere. Ci vogliono dei team di avvocati, di legali, di esperti di commercio internazionale sofisticatissimi, di fatto il comando e quindi il potere di voto finale ce l'hanno in mano pochissimi paesi. Sono gli Stati Uniti, il Canada, l'Europa e il Giappone, ma attenzione, quindi il gruppo Quad, ma attenzione, prendiamo l'Europa perché ci interessa, allora vuol dire, uno può pensare che anche l'Italia è rappresentata e ha il potere decisionale. Certo che l'Italia è rappresentata, ma non dall'Italia. È rappresentata dalla Commissione europea, ma neppure dalla Commissione europea, è rappresentata da un comitato che si chiama Comitato 133,
di oscuri burocrati che nessuno conosce, che nessuno ha eletto, che stanno all'Organizzazione Mondiale del Commercio, rappresentano tutta l'Europa e tutti gli italiani, prendono decisioni per tutti, decisioni che sono vincolanti e sovranazionali e non sono elette, ripeto, da nessuno. E l'Italia di regola firma gli accordi sovranazionali più potenti del Parlamento italiano e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio senza neanche leggerli. Questo mi è stato detto in un'intervista che ho fatto in Parlamento a uno dei pochissimi deputati italiani che si è letto il Trattato di Marrakesh e che disse in aula non l'aveva letto nessuno, l'abbiamo firmato, ratificato, senza neanche mai averlo letto. Ora, vi do due sketch per dirvi che razza di potere ha l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ha un tribunale interno che decide le dispute commerciali, può condannare, non dico interi paesi, un intero continente. E le sue decisioni sono inappellabili. Stiamo parlando, lo ripeto, dei commerci, quindi le aziende, quindi le grandi piccole aziende italiane, le piccole e medie aziende italiane, posti di lavoro stiamo parlando, non di cose campate per aria. Allora, un tribunale, tre persone siedono in questo tribunale, nessuno sa chi sono, prendono decisioni che sono più potenti di qualunque stato al mondo. Tutta l'Europa è stata condannata dall'Organizzazione Mondiale del Commercio a risarcire gli Stati Uniti d'America con milioni e milioni e milioni di euro per il rifiuto europeo di importare carne agli ormoni. Punizione all'Europa, condannata, l'Europa deve pagare. Il Presidente Obama, Stati Uniti d'America, il Presidente più potente del mondo, decide di fare una legge per ingabbiare la finanza internazionale, soprattutto la finanza che ha mandato in rovina il mondo nel 2008-2009, studia un disegno di legge, l'Organizzazione Mondiale del Commercio gli dice no, tu questo disegno di legge non lo puoi passare perché tu hai firmato un accordo vincolante, sovranazionale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che si chiama Accordo sui Servizi Finanziari, Financial Services Agreement. E allora gli Stati Uniti non hanno potuto passare una legge ideata dal Presidente degli Stati Uniti perché gli è stato vietato l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Guardate caso, chi ha firmato per l'America questi accordi vincolantissimi sugli Stati Uniti è Timothy Geithner, che è membro del gruppo Bilderberg ed è l'attuale ministro del Tesoro. Ora, andando avanti rapidissimamente, sempre sull'Organizzazione Mondiale del Commercio, guardate, vi cito alcuni accordi per dare un po' di carne a quello che sto dicendo. Accordo sanitario e fitosanitario, esautora le politiche sanitarie di qualunque paese. Se una politica sanitaria italiana va contro l'accordo sanitario e fitosanitario, deve essere cancellata. Allora, accordo sanitario e fitosanitario, accordo barriere tecniche al commercio, tolgono al cittadino la libertà di sapere in quali condizioni sono fatte le merci che acquista e con che criteri. Accordo governativo sugli appalti, principio del trattamento nazionale, impongono ai politici di concedere alle multinazionali le stesse condizioni che vengono concesse alle aziende italiane negli appalti, tolgono agli amministratori locali, comunali, regionali la possibilità di favorire aziende o gruppi o cooperative locali, devono per forza immettere negli appalti anche la concorrenza estera. Accordo sulla proprietà intellettuale, poche multinazionali hanno in mano i brevetti dei semi e delle piante essenziali per l'agricoltura, per tutta l'agricoltura e per i farmaci che noi consumiamo tutti i giorni. In ultimo, l'accordo in via di trattazione in questo momento, che è l'accordo GATS, che liberalizza tutti i servizi, liberalizzerà, perché ormai è stato quasi approvato, tutti i servizi essenziali al cittadino, anche i servizi salvavita, anche i servizi, quelli che oggi riteniamo imprescindibili, i servizi agli anziani, i servizi all'ospedale, eccetera, e li metterà anche questi in pasto obbligatoriamente agli offerenti multinazionali, quindi impedendo agli amministratori locali, come ai governi, di prendere delle decisioni vitali per la tutela dei cittadini in questi campi. Ripeto, gli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sono leggi mondiali più potenti di qualunque legge esistente negli Stati. E il terzo organo di cui si è dotato il potere sono quelli che io chiamo i suggeritori. Che cosa sono i suggeritori? Beh, tradotto in un termine che forse molti di più conoscono, sono le lobby. Quando si parla di lobby si tende a pensare che stiamo parlando sempre di
entità astratte, astruse, si usa anche un pochino in un linguaggio da bar, ma sì, perché la lobby chissà che cosa ha fatto che. No, 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 le lobby esistono, hanno dei nomi e dei cognomi, di nuovo li faccio in questa trattazione, però va sottolineato che sono veramente un potere immenso, perché i lobbisti vengono ricevuti da ogni politico che conti e i politici letteralmente devono fare quello che gli viene chiesto dai lobbisti. Il meccanismo viene svelato fra pochissimo, aggiungo solamente che in Italia, è uno dei pochissimi paesi al mondo, l'Italia, che non ha una normativa sulle lobby, si è tentato di legiferare, ma non si è mai riuscito a legiferare in questo paese sulle lobby. Le lobby, in ordine di importanza, naturalmente si può immaginare che le più potenti sono quelle americane e che hanno poi dei risvolti anche sulla nostra vita. Ci sono le lobby europee e le lobby italiane. Partiamo appunto dai suggeritori, i lobbisti, io li chiamo i suggeritori in termini ironici, i lobbisti italiani. In Italia ne abbiamo oggi all'incirca registrati, cioè conosciuti, 1 migliaio. La proiezione delle aziende di lobbistica italiane parla di almeno 10.000 nuovi lobbisti in arrivo nei prossimi anni, perché questa è una necessità che c'è per avanzare gli interessi non dei cittadini ma dei potentati. Le lobby italiane più note sono cioè la Reti, per esempio, di Claudio Velardi, che è un ex dalemiano, non per niente si parla di D'Alema, che fattura 6 milioni di euro. Poi abbiamo la Cattaneo Zanetto Company, la VM Relazioni Istituzionali, Burson & Masteller, Berretta di Lorenzo Partners, eccetera. Questi sono alcuni dei nomi più noti delle lobby, dei gruppi di lobby italiani. Hanno una ampia possibilità d'azione. Perché? Perché, come avrete già immaginato, quando si parla dei suggeritori, cioè di questo terzo grande organo del potere, si parla di gente che va dai politici e gli dice: in cambio di denaro io pretendo che tu